Buonasera a tutti di nuovo. Passo in condivisione, quindi. Sì, allora, innanzitutto, vabbè, buonasera a tutti. Siamo al terzo Sì. incontro di questo percorso che stiamo portando avanti insieme a Domenico, insieme ad R-Store. Oggi parleremo di Keynote, giusto, Domenico? Sì. Ok, quindi benissimo. È Allora, verità. ti lascio velocemente la parola a te, così poi dopo magari in coda, se qualcuno vuole fare qualche domanda anche rispetto all'incontro della scorsa volta, abbiamo un po' di tempo, magari recuperiamo un 5 minuti in più. Volevo dire, Maria, che pare che abbia problemi, che non riesce a... forse... Ok, ha staccato, sì, la cosa migliore era staccare e rientrare. Va benissimo, e buon incontro. Ok, grazie, grazie a voi. Perfetto, allora passo in condivisione. Se solo mi puoi abilitare in condivisione, Giovanni. Sì, lo faccio subito. Ok, perfetto. Ok, eccoci qui. Passo in condivisione del mio iPad, dovreste in questo momento vederlo. Ok, perfetto. Allora oggi quindi passiamo in rassegna Keynote con le sue principali caratteristiche. Magari negli ultimi minuti conclusivi, due considerazioni su Pages. Avevamo lasciato un paio di cose in sospeso la volta precedente, ci siamo visti, per cui potremmo sfruttare un attimo l'occasione per riprenderle insieme. Allora, Keynote è un'applicazione a queste icone. Viene e può essere utilizzata per creare presentazioni. Presentazioni, ma anche animazioni e oggetti quindi complessi. Se avete l'iPad a disposizione sulla vostra, diciamo, con voi, abbiamo la possibilità di poter subito prendere familiarità con quest'app, riprendendo anche quelle che sono le analogie per quanto riguarda almeno l'aspetto grafico con Pages. Per cui, appena entro su Keynote, se è la prima volta che utilizzate l'app, vi verrà chiesto di accedere alla cartella dei documenti e quindi creare un nuovo contenuto. Altrimenti, se già l'app è stata utilizzata, basta fare un tap su Crea nuova presentazione. Quindi, per creare, quindi eventualmente scegliere un tema, per avere quindi una base di partenza. E afferire quindi all'insieme delle risorse disponibili all'interno quindi di Keynote come modelli. Anche in questo caso, un po' come abbiamo visto con Libri, vedete, abbiamo la possibilità di poter prendere alcuni modelli di riferimento per realizzare quindi le nostre presentazioni, anche qui divise per aree tematiche. Quindi in questo modo abbiamo la possibilità chiaramente di poter utilizzare delle basi di partenza ci permettono di poter raggiungere un buon livello di personalizzazione. In questo caso proviamo a partire da un modello vuoto. Quindi scelgo un modello bianco e anche qui forte, chiaramente come avete subito modo di poter vedere, è l'analogia chiaramente con Pages. Abbiamo un'interfaccia molto semplice, quindi ridotta ai comandi essenziali, per cui in alto nella sezione, facendo un tap su presentazioni, torniamo alla cartella documenti utilizzata dall'app. Se invece facciamo un tap su questo pulsante di fianco, ancora una volta abbiamo la possibilità di poter eventualmente visualizzare le diapositive come insieme di tavole luminose, oppure visualizzare la loro, diciamo, struttura. Io torno a una modalità vista diapositive. Cosa interessante, sulle slide è possibile sempre in ogni momento attivare, facendo un tap su questo pulsante, le note del presentatore. E questo sono chiaramente uno strumento molto interessante, può essere utilizzato chiaramente a supporto delle slide che vogliamo introdurre quando ci apprestiamo a fare una presentazione. Molto interessante anche chiaramente un aspetto legato al fatto che se dovessimo avere un secondo dispositivo Apple,
quindi per esempio un iPhone o un Mac, è possibile dall'iPhone lanciare la presentazione in maniera tale da usare l'iPhone come telecomando per guidare le slide e anche per avere la possibilità di leggere le note del presentatore, che in questo caso quindi verrebbero escluse dalla presentazione. Quindi in realtà chi vede la presentazione vedrà soltanto le slide di riferimento. Se lanciamo la presentazione da un dispositivo esterno come un Mac o un iPhone, su quest'ultimo abbiamo la possibilità di poter avere sotto mano quindi le note che possono aiutarci nella presentazione di una nostra, del nostro, diciamo, dei nostri contenuti. In questo caso torno sul pulsante in atto per disattivare le note del presentatore. In questo momento non sono essenziali per la demo. In alto a centro abbiamo sempre qui la possibilità di poter rinominare il modello e quindi in questo caso assegnare un nome al modello e di fianco subito il pulsante per il lancio della presentazione, per attivare la modalità presentazione. Quindi quando tutto è pronto basta fare un tap su questo pulsante per attivare chiaramente la presentazione dei contenuti. Proviamo ad aggiungere quindi una nuova slide facendo un tap in basso a sinistra. Abbiamo, come vedete, modo anche qui la possibilità, siccome partiamo comunque dal modello di riferimento, abbiamo la possibilità di poter scegliere degli elementi o sezioni che appartengono al modello. E quindi, qualora avessi, per esempio, la necessità di utilizzare una slide all'interno del quale inserire tre foto, ho già un modello di riferimento e per inserire e sostituire eventualmente le foto presenti all'interno della presentazione, basta fare un tap in basso a destra sul pulsante più e scegliere eventualmente la foto dalla libreria, un po' come abbiamo visto la volta precedente. La stessa cosa vale per i video. Quindi anche in questo modo ho la possibilità di poter facilmente scegliere degli elementi ed integrarli all'interno della nostra presentazione, partendo da una struttura definita. Sto usando in questo momento come strumenti di costruzione e definizione il mio modello, chiaramente anche qui delle immagini preparate da una mia studentessa. Ancora, sì, tornando in basso, ho sempre la possibilità, qualora avessi la necessità di voler avere l'esigenza di lavorare su una slide singola di riferimento, potrei anche immaginare di è vuota, chiaramente da partire una slide vuota che mi dà la possibilità di poter in ogni momento andare a rivedere, a personalizzare come preferisco i nostri contenuti. Le slide sulla barra a sinistra possono essere chiaramente spostate, trascinate, semplicemente facendo un tap prolungato e spingendolo verso l'alto. Potremmo anche decidere di spostare, quindi organizzare la presentazione secondo una struttura gerarchica, per cui per esempio, e quindi dividerle in sezioni, per cui per esempio facendo un tap su questo pulsante ho la possibilità di poter esplodere tutti i contenuti fanno riferimento a una determinata sezione della mia presentazione. Per fare questa operazione basta prendere la slide, tenere premuto sulla slide, eventualmente spingerla verso l'esterno per sganciarla dal nodo di riferimento, oppure spingerla verso destra per agganciarla quindi a una determinata sezione. Selezionando una slide ho la possibilità di poter effettuare tutte le operazioni consentite, quindi anche di modifica e duplicazione dei contenuti. Supponiamo di voler eliminare la nostra slide, ritorno sulla prima slide e proviamo ad interagire con quest'ultima. Abbiamo detto la volta precedente che il pennello, così come abbiamo visto in Pages, è uno strumento che ci permette di attivare, quindi di lavorare sulle proprietà della presentazione. Potrei, per esempio, avere l'esigenza di modificare lo sfondo di questa presentazione. Per poterlo fare basta selezionare il pennellino e scegliere un eventuale sfondo di riferimento per la nostra presentazione. Potrei ragionare per colori o anche addirittura per gradienti, quindi scegliere come i contenuti, quindi il colore all'interno di una slide deve sfumare, andando a definire il colore iniziale e il colore finale e l'angolo di sfumatura. Se modifico questo parametro, chiaramente ho una sfumatura e delle sfumature che cambiano in maniera dinamica. Quindi posso lasciarlo ancora
posso scegliere il valore che preferisco, potrei anche immaginare di invertire i colori per chiaramente andare a modificare l'andamento della gradiente. Anche qui, come siamo probabilmente già abituati a fare, tutti gli strumenti e gli oggetti che posso inserire all'interno di una slide, un po' come abbiamo visto all'interno di Keynote, possono essere gestiti facendo un tap sul pulsante più. In questa slide di riferimento ho due caselle di testo. Per modificarla mi basta un paio di volte, fare un tap un paio di volte per poter editare qualunque tipo di contenuto nel loro interno. Se ho l'esigenza di modificarle oppure eliminare gli elementi, basta fare un semplice tap. In alto ho la finestra, una finestra di pop-up che mi permette, tra l'altro, di eliminare i contenuti. Quindi lo faccio per ogni elemento. Vorrei concentrarmi in questo appuntamento. Chiaramente vedete che tutte le operazioni presenti all'interno di Keynote sono anche qui estremamente facili da utilizzare ed immediate, e vorrei focalizzare l'attenzione su quelle che sono le peculiarità di questo tipo di applicazione che la rendono e la contraddistinguono un po' rispetto alle altre applicazioni simili nel panorama, nel panorama in cui siamo. Se facciamo un tap sul pulsante più, anche qui vediamo che abbiamo la possibilità di poter inserire all'interno della nostra presentazione gli stessi elementi e le stesse fonti e origini dei dati che abbiamo già potuto modo di vedere all'interno di Pages. Quindi gli stessi oggetti possono essere in maniera esattamente speculare inseriti all'interno dei contenuti della nostra slide, come ad esempio le forme. Quindi se selezioniamo l'oggetto forme, abbiamo all'interno della nostra slide la possibilità di poter inserire delle forme di riferimento. Supponiamo di scegliere le forme base. Le forme base hanno una caratteristica interessante, tutte le altre sono, come vedete, divise per categorie. Oppure potrei anche immaginare di cercare una forma facendo un tap sul pulsante di ricerca e digitando quindi in quel caso il testo della ricerca. Sedia. E ottengo tutti i risultati disponibili. Supponiamo di scegliere un paio di forme di base. Per esempio, scegliamo il quadrato che inseriamo all'interno della nostra presentazione. È un quadrato che ha un colore molto simile a quello dello sfondo. Quindi, se volessi modificarne le proprietà come il colore, mi basta fare un tap sul pulsante pennello, scegliere la proprietà e la scheda stile, e andarne a cambiare eventualmente proprietà come o il colore di riferimento. E quindi all'interno, selezionato un oggetto e con la proprietà pennello, ho la possibilità di andarne a modificare tutte le caratteristiche e tutte le proprietà di riferimento, come lo stile, con tutte le proprietà che vediamo, il testo eventualmente da inserire all'interno dell'oggetto e anche la disposizione. Quindi se un oggetto deve essere, se abbiamo per esempio due oggetti, immaginando di poter sovrapporli oppure mettere uno in primo e l'altro in secondo piano. Immaginiamo ancora di inserire un secondo oggetto, come la stella. La inseriamo all'interno della nostra presentazione. Immaginiamo anche di ingrandirne le proprietà, quindi le dimensioni, andando ad afferrare la maniglia in basso a destra. Le maniglie angolari ci permettono di aumentare le dimensioni dell'oggetto senza modificarne le proporzioni, quindi lasciando inalterate le proporzioni. Sulla categoria degli oggetti di base è definita un'ulteriore funzione di riferimento. Vedete, qui ho questi due puntini verdi che mettono in evidenza la possibilità di poter eventualmente con estrema facilità alterare questa forma, modificarne l'aspetto. Per esempio, se afferro il puntino verde più esterno e tenendo premuto sul puntino provo ad escrivere degli archi, vedete, ho la possibilità in qualunque momento di modificare il numero di punte della nostra stella di riferimento. Se invece afferriamo la seconda maniglia, abbiamo invece la possibilità di poter ulteriormente modificare lo spessore e quindi il raggio sempre dell'oggetto di riferimento. Un po' queste
operazioni sono tutte disponibili su tutti gli oggetti base definiti all'interno della presentazione. Vedete anche la linea, posso in qualunque momento modificarne per la linea le proprietà. In questo momento la prendo e la cancello. Giusto un altro spunto di riferimento sulle forme che può essere molto interessante. In Keynote abbiamo visto che abbiamo un insieme, un set di forme estremamente vasto, ma potremmo anche avere l'esigenza, ad esempio, di poter creare forme nuove di riferimento, quindi combinare forme per ottenere nuovi oggetti. Immaginiamo di prendere questa stella, a cambiarne il colore per renderla un po' più evidente, per esempio arancione, e di ridimensionarla un poco, distribuendola all'interno del nostro quadrato. Ho la possibilità, e ho qui gli strumenti che mi assistono, in realtà di poter facilmente, trascinando l'oggetto all'interno del quadrato, definire. In questo caso usare anche gli strumenti automatici di allineamento che mi permettono anche di centrare in questo momento l'oggetto stella all'interno del quadrato. Quindi in questo preciso momento ho inserito due oggetti all'interno della presentazione che mi permettono quindi di poterli chiaramente gestire. Potrei anche immaginare di rimpicciolire ulteriormente la mia forma di riferimento rendendo la stella un attimo più piccola perché vorrei fare un'operazione. Vorrei cercare di combinare queste due forme per ottenere una forma nuova. Potrei, ad esempio, quindi immaginare di scegliere, quindi facendo un tap sulla stella centrale, quindi lasciando il dito premuto sulla stella, fare un tap anche sull'oggetto più esterno, avendo in questo modo avuto la possibilità di poterle selezionare entrambi. Ho a questo punto due operazioni possibili. Disponibili all'interno di Keynote, potrei decidere di raggruppare gli oggetti e quindi a questo punto la forma è diventata di riferimento, è diventata una forma nuova che chiaramente posso andare a distribuire all'interno della slide. Ho combinato due oggetti base, ne ho modificato le proprietà come dimensione, eccetera, le ho selezionate entrambe e le ho raggruppate ad utilizzare un unico oggetto di riferimento. Volessi malauguratamente disaccoppiare gli oggetti, se volessi farlo, in realtà lo posso fare molto semplicemente facendo un tap sul pulsante indietro in alto a sinistra, se è l'ultima operazione che ho appena fatto, oppure potrei immaginare di fare un tap di nuovo sugli oggetti e scegliere l'opzione Separa. L'opzione Separa mi ricompone. L'aspetto iniziale con due forme che ho utilizzato all'interno di questo documento. Supponiamo quindi di essere tornato alla situazione di partenza con due forme che ho selezionato entrambe. Potrei in realtà combinarle ulteriormente in un modo estremamente rapido. Avendole selezionate entrambe, potrei andare sul pennello in alto a sinistra, a destra, scusatemi. Andare sulla scheda della proprietà disponi, spostarmi in basso e utilizzare alcune delle funzionalità presenti all'interno della sezione combina forme. Per esempio, se scelgo l'ultima operazione sottrae alla composizione la parte comune. Quindi in questo caso, se seleziono questo tipo di trasformazione, vedete. All'insieme delle figure ho sottratto la parte comune. La parte comune era quella della stella centrale, quindi in questo caso è come se avessi realizzato una nuova forma, combinando opportunamente i nostri due oggetti di riferimento. Vedete che tornando indietro, che chiaramente qui ho tutta una serie di operazioni che ci permettono di poter ulteriormente combinare le forme a seconda delle esigenze chiaramente che ho o del tipo di composizione che desidero realizzare. Supponiamo di ritornare nella forma di prima, ancora col pulsante pennello posso eventualmente decidere anche un angolo di rotazione, quindi decidere anche di spostare e ruotare l'oggetto di riferimento, andando per esempio ad impostare l'angolo di rotazione o digitando il valore da tastiera, oppure
oppure andando a definire, quindi in questo caso scorrendo lungo questo cerchio che mi permette di andare a modificare in maniera semplice quindi l'angolo di rotazione del nostro oggetto di riferimento. Quindi all'interno di Keynote abbiamo disponibili una varietà estremamente interessante di strumenti che ci permettono di combinare e realizzare oggetti nuovi da includere all'interno delle nostre presentazioni. E questo è un aspetto chiaramente molto interessante perché mi permette di dare mi permette di personalizzare facilmente e con estrema cura tutti gli oggetti contenuti all'interno della nostra presentazione di riferimento. Vorrei adesso chiaramente immaginare di utilizzare, combinare gli oggetti per non solo realizzare una presentazione, che è qualcosa che in qualche modo si riesce a fare in maniera estremamente agevole, ma vorrei immaginare di animare, quindi assegnare delle animazioni ai nostri oggetti di riferimento. Quindi, se prendo questa forma, posso spostarla in alto a sinistra e posso aggiungere un ulteriore contenuto, come per esempio cercandola per contenuto, una mela, prenderla, trascinarla all'interno della presentazione, andandone a modificare alcune proprietà per mo mo mostrarvi un'animazione estremamente interessante all'interno di Keynote che posso assegnare ad un oggetto. Quindi seleziono la forma, ne modifico lo stile, scegliendo come colore un colore rosso che ci permette di, o ancora più verde, che ci effettivamente rosso, più evidente, e posso anche decidere di, come dire, eventualmente di lavorare ulteriormente sul riempimento, andando a scorrere fino in fondo e scegliendo come riferimento per il riempimento nessuno vuoto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che cosa ho voluto fare in questo momento. Ho selezionato una forma e in realtà ho svuotato la forma del suo riempimento. Perché? Perché a breve vorrei mostrarvi in questo modo un'animazione posso assegnare facilmente a questo oggetto. Ritorno sulla proprietà stile, svuoto la forma, ma posso assegnarle un bordo. Quindi seleziono la proprietà bordo, scelgo un colore di riferimento, ci piaceva il rosso per il bordo, aumento lo spessore, magari per renderla più evidente, e poi chiaramente potrei lavorare su un'altra serie, tutta una serie di proprietà. Allora, su forme di questo tipo, cioè su forme che vengono svuotate del loro riempimento e quindi che conservano soltanto la parte di contorno, posso immaginare di applicare un'animazione speciale che si chiama tracciamento linea, che può riprodurre su questo oggetto una sorta di animazione quell'oggetto in quel momento venisse proprio ricostruito all'interno, quindi disegnato a mano all'interno della nostra slide di riferimento. Quindi, avendo svuotato del riempimento l'oggetto, posso selezionarlo di nuovo, scorrere in basso se non trovo ancora la voce animazione, quindi facendo un tap sulla freccia di fatto presente all'interno di questa sezione, scelgo animazione e posso scegliere chiaramente una tipologia di animazione di riferimento. Supponiamo di scegliere un'azione da associare all'oggetto non quando ci troviamo ad entrare all'interno della slide oppure ad uscire dalla slide, ma quando siamo all'interno di essa. Quindi selezioniamo la sezione azione. Ok, e scorrendo lungo la parte, un attimo solo, ok, vedo il menu bloccato delle animazioni. Secondo solo, allora elimino questa. Ok, scusate. Quindi mi correggo. L'effetto che voglio assegnare all'oggetto lo posso assegnare chiaramente in entrata perché è in entrata che vorrei creare un effetto di tracciamento della linea. Quindi ripeto, seleziono l'oggetto, faccio un tap sulle frecce in alto del menu di pop-up fino a quando non mi compare la voce animazione. Scelgo l'effetto di animazione in entrata. E tra le animazioni disponibili, immediatamente disponibili, posso usare l'animazione tracciamento linea, che
che in questo momento riproduce questo effetto di linea che viene tracciata lungo il percorso dei contorni dell'oggetto. Se l'animazione mi interessa, mi piace, posso fare un tap in alto a sinistra, a destra su fine e attivare di nuovo riproduzione per chiaramente riprodurre questo tipo di animazione sull'oggetto che ho appena realizzato. Cosa importante, se avete modo di poterla provare insieme a me, quando ho attivato il pulsante di riproduzione in alto, per ottenere l'animazione su una mela ho dovuto fare un tap sulla slide. Se volessi invece, come dire, eliminare questa attesa che richiede un input da parte dell'utente, potrei immaginare di fare questa operazione, modificare le proprietà dell'animazione. Per cui seleziono ancora una mela, la mela, mi sposto sulla freccia fino ad arrivare su animazione. Seleziono l'animazione che ho appena creato, il tracciamento linea. Posso eventualmente, come vedete, cambiare il senso di percorrenza della linea, aumentare eventualmente anche la durata dell'animazione, eventualmente un'accelerazione. Quindi in questo caso, diciamo, all'inizio l'animazione tenderà ad accelerare fino a decelerare in fase di chiusura della forma ed soprattutto l'opzione inizio. Vedete, adesso è selezionato l'inizio relativo al tocco, ma se faccio un tap su questa sezione potrei immaginare di attivare l'inizio subito dopo la transizione, in questo caso subito dopo essere arrivato all'interno della slide, magari potendo anche facendo scorrendo questa sezione con il dito assegnando un certo ritardo, cioè immaginando che la mela si animi dopo, quindi il tracciamento lineo si attivi un secondo dopo l'ingresso all'interno di questa slide. Faccio un tap di nuovo sulla slide, in alto a destra su fine, provo a riprodurre l'animazione. In questo momento non sto selezionando, facendo un tap sul display, dopo un secondo, in maniera automatica, è comparsa la mela animata all'interno di questo oggetto di riferimento. E chiaramente questa risulta essere un'animazione molto interessante che ci permette di animare con questo effetto di tracciamento, di disegno, tutte le forme Luigi? possibili. Sì? Oh, scusa, sono Francesca. Ti volevo chiedere una cosa. Sì? Mi sono persa un pezzo. Come Sì? si fa a svuotare un oggetto e a lasciare solo il contorno? Perfetto, ripeto allora. Inserisco una nuova mela. Lo posso fare su qualunque oggetto, la ridimensiono. Le cambio il colore solo per renderla, per aumentare il contrasto rispetto alla slide. Fino a qui ci siamo. Per togliere il riempimento, cosa faccio? Vado di nuovo sul pennello delle proprietà, mi pongo sulla scheda sempre stile, vado sul riempimento e all'interno della sezione preset scorro tutte le pagine di riferimento fino ad arrivare in fondo, dove ho l'opzione disponibile vuoto. Ah, ok. Ok, quindi in questo momento l'oggetto è praticamente diventato invisibile perché ho escluso il riempimento. Devo fare, per poter attivare il tracciamento linea, devo attivare però il contorno dell'oggetto. Quindi che faccio? Ritorno ancora sul pennello. Attivo in stile la proprietà bordo, scelgo una larghezza per il bordo per renderlo un po' più evidente ed eventualmente un colore. Il risultato finale è la mela, è un oggetto, in questo caso la mela, ma ripeto, potremmo farlo su tutte le categorie di oggetto, svuotata del suo riempimento che conserva soltanto un contorno. Questa è la premessa per poter usare il tracciamento linea. Per poterlo quindi attivare sulla mela, sull'oggetto, seleziono di nuovo l'oggetto così come ottenuto, faccio un tap sulle frecce in alto a destra, che mi permette di aumentare, cioè di scorrere lungo le opzioni disponibili, scelgo animazione, categoria animazioni in entrata,
E il tracciamento linea dovrebbe essere tra le primissime, come dire, animazioni disponibili su questo oggetto. La vado a attivare selezionandola, mi viene già proposta un'anteprima, faccio un tap in alto a destra su fine e in questo modo, l'animazione è assegnata all'oggetto. Io in questo caso ho addirittura due tracciamento linea su due oggetti diversi. Abbiamo detto che il tracciamento linea di base si attiva quando faccio un tocco sull'oggetto. Se voglio eliminare questo aspetto, seleziono di nuovo la mela. Ancora una volta, vado su animazioni, animazione. Seleziono l'animazione creata sull'oggetto e vado a modificarne le proprietà. Tra cui inizio. Non deve iniziare toccando, siccome in questo caso ho la mela o la seconda mela, potrei decidere di farla partire insieme alla prima con l'animazione numero 2, 1, oppure dopo l'animazione numero 1. Io, per esempio, decido dopo l'1. Faccio un tap su spine in alto a destra e ripropongo la presentazione. Dopo un secondo parte la prima mela e subito dopo in automatico parte la seconda mela. Ok, Funziona? ci sto provando. Ok. Sì, funziona. Scusa, sono Sara. Ciao. Sì, Volevo ciao. capire, ciao. Volevo capire come posso variare il tempo tra, ad esempio, in questo caso, un'animazione e l'altra. Cioè, quando sei su tracciamento linea, Sì. io ho, per esempio, 2 secondi, credo che sia, no? La dicitura 2,00 s. Sì, Se io sì, voglio cambiare questo intervallo, non ho capito come devo fare. sì. Allora, quindi ritorno sulla prima, mela, proprietà, ah no, scusatemi, mela, animazione, seleziono l'animazione e basta tenere premuto e scorrere su questa barra. Ah, perfetto. E Sì, ho anche a capito, scorrimento, grazie. se, ok. Sì, ok, Grazie, grazie. grazie a lei. Interrompetemi sempre quando volete, perché non è semplice nemmeno avere un feedback chiaramente da lontano. Quindi questo tipo di opzione ci permette di aumentare la durata, stabilire l'ordine delle animazioni. Io, per esempio, sulla seconda mela, se seleziono ancora tracciamento linea, sulla proprietà inizio, ho deciso di farla partire dopo la prima animazione. Potrei anche farla partire insieme o farla partire insieme alla prima animazione con un poco di ritardo, mezzo secondo, e ottenere quindi un effetto di questo tipo: la prima mela che parte subito dopo la seconda. Per esempio, in questo caso potrei immaginare di eliminare l'oggetto che ho inserito prima, quindi faccio un tap su fine ed elimino l'oggetto che ho costruito prima per avere una slide pulita. Posiziono le mele all'interno della mia slide. Sono due mele animate. Vedete, quando voi provate a trascinare le mele, avete una barra automatica che vi va a suggerire che i due oggetti sono allineati orizzontalmente rispetto alla dimensione zero. Quindi avete anche degli strumenti assistiti che vi permettono di allineare gli oggetti. Gestire gli oggetti di riferimento. Allora, supponiamo, ho cancellato tutto quello che non mi serviva all'interno della nostra presentazione. Supponiamo di aver creato un'animazione. Quindi, diciamo, l'input che in qualche modo vorrei darvi è che attraverso Keynote, in realtà, posso gestire tutte le presentazioni con una sorta di effetti di qualunque tipo, ma posso anche creare vere e proprie animazioni, più o meno complesse. Quindi, posso inserire testi. Posso modificare le caselle di testo, posso inserire immagini, tutti gli elementi che abbiamo visto anche in Pages. Posso anche creare animazioni. Supponiamo di aver ottenuto questo prodotto con questo scherzo, questo gioco di animazioni o con due oggetti. Ovviamente, una funzione interessante vorrei mostrarvi, se facciamo un tap sul pulsante, con il penultimo pulsante in alto a destra, vedete che abbiamo la possibilità di poter condividere, di poter esportare questa presentazione.
Quindi se scelgo esporta, ho diversi formati di riferimento. Potrei creare un PDF, ma il PDF chiaramente perde dinamicità, trasformare questa Keynote in un PowerPoint, operazione non sempre conserva tutte chiaramente le proprietà e gli stili, perché PowerPoint e Keynote non condividono le stesse applicazioni, non tutti i font sono compatibili fra entrambe le presentazioni. Ma cosa interessante, potrei anche immaginare di esportare questa presentazione come un filmato. Quindi potrei trasformare questa presentazione in un video. Quindi selezionando filmato, vado a scegliere eventualmente la risoluzione e la qualità. Quindi maggiori, più alti sono questi numeri, la risoluzione e la frequenza, maggiore la qualità con cui esporto il filmato, chiaramente, ma maggiore la qualità, maggiore sarà anche lo spazio occupato. Potrei anche decidere all'interno dell'animazione quanto tempo designare per un passaggio da una diapositiva all'altra, oppure da un'animazione all'altra. Se mantengo tutto a zero, e supponendo di aver mantenuto un passaggio automatico fra tutte le animazioni e anche le slide all'interno della presentazione, potrei fare un tap a questo punto su esporta. Viene creato un filmato che potrei condividere, ma anche salvare come video all'interno della mia libreria. Per cui se vado su foto, all'interno di foto sarà stato caricato il mio video di 4 secondi che posso andare ad eseguire. Quindi in realtà sono partito da una presentazione, quindi da uno strumento Keynote, e ho realizzato un film, ho esportato in video. E può essere interessante anche questa in ottica della prossima webinar, in cui parleremo di Keynote e Clips, sono animazioni che ci permettono di montare video. Potrei realizzare delle sezioni di animazione all'interno di Keynote e poi esportare tutto e utilizzare tutto, comporre tutto attraverso le applicazioni, vedremo la volta successiva. Ma cosa interessante, potrei anche esportare, se ripetiamo i movimenti, in GIF animata. Le GIF che utilizziamo comunemente sui servizi di messaggistica, che possono essere chiaramente condivise facilmente su WhatsApp e tutte le app di condivisione di messaggi. Posso creare delle GIF animate, quindi creando delle animazioni all'interno di Keynote e decidendo poi di esportare all'interno di questo strumento, scegliendo ancora una volta la qualità, mi mantengo su una qualità automatica e alta. L'intervallo vuol dire quali slide vuoi includere all'interno della tua GIF. Supponiamo di avere più slide di riferimento, potrei addirittura filtrare. In questo caso ho una sola slide, per cui mi viene proposto da uno a uno. Ma se avessi 10 slide e vorrei solo trasformare in GIF le ultime 5, imposterei questo range tra 5 e 10. Torno indietro su opzioni GIF. Ancora una volta. Qui potrei, se lascio tutto in questo modo, gestire l'avanzamento automatico tra una GIF e l'altra, quindi tra un'animazione e l'altra, e può andare bene in questo modo. Questa anteprima mi dice il tempo impiegato e la risoluzione. Ancora una volta qui potrei fare esporta, fare un tap su condividi e salvare in immagini. Qual è il risultato che ottengo in questo caso se seleziono la GIF in basso all'interno della mia galleria? Che ho chiaramente un oggetto che si anima e si riproduce automaticamente. È proprio la caratteristica, l'elemento caratteristico di una GIF. Quindi in questo caso abbiamo la possibilità chiaramente di poter creare contenuti che possono facilmente essere gestiti, diciamo, e riprodotti sotto forma di diciamo anche di GIF. E questa è sicuramente una funzionalità molto interessante all'interno di Keynote. Uso Keynote con un'applicazione che tendenzialmente potrebbe essere utilizzata per realizzare presentazioni, invece la utilizzo per creare GIF animato. Ovviamente la qualità dipende dalla GIF, dipende dal modo in cui vado, la qualità che scelgo per esportare. Questa, per esempio, potrebbe essere chiaramente un utilizzo molto interessante. Tracciamento linea è uno degli effetti possibili
Ma se selezioniamo di nuovo uno degli oggetti inseriti all'interno della nostra slide e andiamo ancora su animazione, vi rendete conto che le animazioni posso assegnare in ingresso e in uscita sono una soltanto, ma una volta arrivate all'interno della slide, quindi entrati nella slide di riferimento, potrei associare un'azione o più di un'azione a questo oggetto. E se provate a scorrere, quindi chiaramente vedete che abbiamo tutta una serie di animazioni che posso assegnare ai nostri oggetti all'interno di una slide. Per esempio, potrei scegliere di far lampeggiare questa mela. Quindi seleziono l'animazione lampeggia, faccio un tap su fine. Quindi se seleziono ancora di nuovo la mela, animazione, vedete che ho un'animazione entrata che è il tracciamento linea. Una volta sulla slide ho una nuova animazione che mi permette di far lampeggiare questo oggetto. Posso modificarne anche qui, selezionare la animazione lampeggiamento per rendermi conto del fatto che una volta arrivato sulla slide, in realtà posso associare un oggetto a tutte le animazioni che voglio. Ho assegnato un lampeggiamento, posso fare un tap più su più per assegnare un'ulteriore animazione, per esempio il crea percorso. Il crea percorso è un'animazione interessantissima che ci permette di spostare un oggetto lungo una traiettoria, di animare lo spostamento di un oggetto lungo una traiettoria. Per poterlo fare, quindi, una volta attivata il tracciamento percorso, col dito ho la possibilità di prendere e afferrare questo punto centrale e definire l'arco che l'oggetto e l'animazione che l'oggetto dovrà subire. Quindi vedete che in questo caso ho scelto una linea di riferimento che mi sposta la mela in basso a destra. Potrei anche decidere di cancellare la traiettoria per farne una nuova. O potrei anche usare una traiettoria anziché curvilinea a tratti, selezionando questo oggetto. Quindi ho una possibilità di rappresentazione impressionante. Facciamo che questo tipo di traiettoria mi interessa, va bene, faccio un tap sul fine. Seleziono le proprietà di nuovo, vediamo se il lampeggiamento, posso decidere quanti lampeggiamenti assegnare all'oggetto, anche qui la durata, per esempio 2 secondi, posso dire che anche qui l'animazione non deve iniziare toccando, ma subito dopo la transizione numero 2. La transizione numero 2 è il tracciamento linea sulla mela. Seleziono ancora il percorso. Potrei anche qui scegliere la durata dell'animazione e quando deve, per esempio, iniziare, dopo l'animazione 3. Se faccio un tap su fine in alto a destra e provo di nuovo ad eseguire la presentazione, ho tracciamento linea sulla prima e subito dopo sulla seconda, la mela lampeggia e infine si sposta secondo il crea percorso verso destra. Quindi effettivamente su una presentazione in Keynote ho un insieme di possibilità che mi permettono di animare in maniera estremamente interessante tutti gli oggetti su una scena. Sulla mela ancora, facendo un tap sull'animazione, potrei anche decidere di assegnare alla mela una, come dire, effetto in uscita, che potrebbe essere in questo caso la dissolvenza e ridimensione la prima. Quindi l'oggetto si ridimensionerà in uscita dalla slide. Faccio un tap in alto a destra sul fine, seleziono di nuovo la mela bianca e di nuovo animazione per vedere che ho assegnato tutte le fasi possibili dell'animazione all'oggetto mela bianca. Vediamo la dissolvenza quando partirà. Quindi la seleziono. Posso aumentare o diminuire la percentuale, quindi voglio che l'oggetto diventi sempre più piccolo, quindi lo porto al 40%. Dico che deve iniziare subito dopo la transizione 4, anzi con un piccolo ritardo di mezzo secondo, un secondo può andare bene. E faccio un tap sul fine. Potrei decidere che anche la mela 2
debba scomparire in uscita della slide. Quindi la seleziono, ancora su animazione, e associo un'animazione in uscita, la stessa anche alla mela rossa. E per esempio, quindi faccio ancora un tap su fine in alto a destra, potete decidere che la mela chiaramente rossa scompaia subito dopo la bianca. Quindi seleziono di nuovo la mela rossa, vado di nuovo su animazione e le dico che vado di nuovo sulla proprietà dissolvi e ridimensiona e le dico che deve iniziare questa cosa dopo la transizione 5. La 5 è l'ultima transizione sull'oggetto bianco, con un certo ritardo, può anche essere un secondo anche qui. Torno indietro, le dico che deve diventare un po' più piccola, quindi la porto al 50%. Faccio un tap su fine. Sono due oggetti banalissimi all'interno di una scena che ho piuttosto animato. Se facciamo ancora un tap su play in alto, ho la riproduzione completa. La mela rampeggia, col crea percorso va in basso a destra, si dissolve rimpicciolendosi. Subito dopo questo dovrebbe partire, esatto, la dissoluzione anche sulla mela rossa. Quindi, chiaramente, ho la possibilità in questo modo di poter sempre e in qualunque momento personalizzare gli oggetti all'interno di una slide. Io chiamerei questo oggetto non più slide a questo punto, ma scena. Quindi potrei pensare di creare una serie di scene facendo un tap in basso sul pulsante più, da inserire all'interno della mia storia. Quindi stiamo capovolgendo proprio, rivedendo proprio un ambito di utilizzo di Keynote, non solo per creare presentazioni, ma per creare storie. Potrei addirittura utilizzarlo per creare Keynote, cioè supponendo, scusate, creare, diciamo, per fare attività di coding, potrei immaginare di usare Keynote per creare quindi delle storie, delle animazioni, andando a stabilire, a definire la sequenza logica di tutte le animazioni da definire all'interno della mia slide di riferimento. Quindi questo chiaramente moltiplica gli ambiti di utilizzo di un'applicazione come questa. Supponiamo di voler inserire all'interno, per esempio, di Keynote una seconda slide. Vedete, se io seleziono il modello, adesso mi viene riproposto chiaramente un colore che fa riferimento allo sfondo bianco, che è lo sfondo iniziale previsto dal modello. Se volessi provare ad ottenere ripetere lo stesso sfondo su tutte le altre slide, potrei fare in questo modo: selezionare la prima slide, quella che ho appena costruito, andare sulle proprietà in alto, il pennello, e lavorare sull'attributo master. E quindi scegliere in questo caso un oggetto di riferimento che mi permetta di andare a definire il modello di riferimento. Se faccio un tap in realtà sulla proprietà modifica master, quindi scusatemi un attimo, ripeto, quindi voglio rendere il master dello stesso colore che ho scelto per la prima slide, in maniera tale quando aggiungo una slide non devo andare a ripetere le stesse operazioni fatte prima di cambiamento del colore. Quindi seleziono la slide, vado ancora sul pennello, scelgo di modificare la diapositiva master. Ok, quindi supponiamo di voler modificare il colore della pagina vuoto del modello, seleziono vuoto, vado sul pennello e vado a modificare chiaramente lo sfondo, scegliendo anche in questo caso il gradiente e facendo un tap su, quindi tornando indietro. Quindi vedete, modello master, quindi il modello di riferimento, ho modificato il colore, per esempio, della slide vuota, in maniera tale che facendo un tap su fine, in realtà lo potrei fare anche per tutte le altre, selezionandola di volta in volta, facendo un tap su fine, quando voglio inserire una nuova slide vuota all'interno del modello, ho già un modello pronto anche con la slide di riferimento.
in maniera tale da non perdere tempo quando voglio inserire slide dello stesso tipo e all'interno del documento. Quindi ho la possibilità in questo modo di poter creare e personalizzare anche dei modelli di riferimento per le mie presentazioni. Parto da un modello base e ne vado a modificare le proprietà per renderlo chiaramente più conforme alle mie esigenze. Quindi adesso sono già, diciamo, le 5:30. Non so, per il momento mi fermo, poi vediamo un attimo quanto tempo ancora abbiamo a disposizione. Riepilogo soltanto alcune caratteristiche di Keynote. È un'applicazione nata per realizzare, chiaramente, costruire presentazioni. Abbiamo anche visto in realtà che i suoi ambiti di utilizzo sono molteplici. Posso animare degli oggetti all'interno delle nostre presentazioni per creare vere e proprie animazioni complesse, potendo anche decidere di esportare come quella presentazione come un video, addirittura come una GIF animata. Abbiamo visto alcune animazioni fondamentali, il tracciamento linea, che è un'animazione che ci permette di animare i contorni di una figura, essendo stata prima svuotata del suo riempimento. Oppure il crea percorso che ci permette di animare la traiettoria di un oggetto lungo una linea, una curva che possiamo definire e personalizzare come vogliamo. Possiamo anche decidere poi come le varie animazioni sui vari oggetti possono essere gestite, con quale tipo di sequenza. Quindi anche qui il sequenziamento, la logica, modo con cui gli oggetti devono presentarsi su una scena è chiaramente molto importante, e pertanto io utilizzo ad esempio questa applicazione quando faccio non solo presentazioni con i ragazzi, ma anche storytelling. Le utilizzo ed invito a creare, a elaborare storie andando ad animare gli oggetti all'interno di una slide. Oggetti che possono essere anche, abbiamo visto, combinati partendo da forme elementari per realizzare forme un po' più complesse. Sono alcune delle caratteristiche di Keynote, perché in realtà esiste anche un'altra funzionalità molto interessante, magari che potremmo anche spostare alla prossima volta. Io mi fermo qui perché magari ci sono domande che vorreste fare su questa applicazione, non so anche su quello che abbiamo visto fino ad ora, non so anche Giovanni che dice e che tempi ancora abbiamo. Io mi fermo qui per il momento. Eccomi, scusatemi. Sì. Allora, non so, io lascerei pure spazio domenico se qualcuno vuole Sì, appunto chiedere sì, sì. Sì. qualcosa, sia relativamente a Keynote, relativamente a Pages, quindi alla scorsa volta, anche se avete appunto avuto modo di sbirciare un po' la piattaforma e Porticcer, chi non l'aveva già fatto, non so, se qualcuno vuole fare qualche domanda o qualche Io commento. vorrei fare una domanda, Sì, se posso. Buonasera. vai. Ciao Romeo. Grazie. Buonasera. Intanto una domanda velocissima su questo Keynote, sull'ultima cosa che ha detto, Sì. sul fatto di avere la seconda, terza, quarta slide con le stesse caratteristiche. Non è possibile Sì. fare duplica? Ah, Anche sì. ok. Sì. Sì. Potete selezionare direttamente la slide e fare duplica sicuramente. Sì. Ok. Era una cosa Però proprio avete anche veloce. la avete anche la avete come vedete, chiaramente dipende dal tempo che avete, da quello che volete fare. Con la possibilità di duplicare la diapositiva vi portate dietro tutte le proprietà. Però se quella Sì, diapositiva iniziale è già piena, poi dovreste duplicare e cancellare i vari oggetti. cancellare, sì, certo, però si può fare Invece all'inizio magari, si può esatto, fare sì. all'inizio, Oppure duplicarle sì. all'inizio, Sì. vuote, diciamo, Oppure o con le impostazioni esatto. colorate, come senza Sì, gli oggetti perfetto. aggiungo. Okay. Sì, perfetto. Anche così, Mentre tu hai oppure fatto i personalizzare il due, modello. ok, ho fatto Sì. sia iPad che Pages e ho ottenuto i due badge, sono stata. Bravissima. Grazie. Benissimo. Brava, brava, Ho brava. trovato più semplice Page, se devo dire la verità, rispetto a. Keynote, sì, è vero. Perché anche Page forse è uno strumento che più comunemente utilizziamo Sì, è e più chiunque ha utilizzato. interagito, esatto, chiunque ha sempre interagito con dei testi.
Keynote, io vi ho mostrato solo due o tre cosette, ma c'è anche una transizione molto interessante, si chiama spostamento magico, l'avrà vista anche nel badge che ha fatto, quella lì magari la prossima volta la riprendiamo insieme, perché anche quella è molto molto interessante, ci permette di realizzare animazioni complesse. Però oggi magari non volevo bombardarvi diciamo, di No, no, elementi. certo. Grazie. Grazie a voi. Io su Page ho fatto le verifiche sulla Pencil. Ah. La volta, ecco qui, i requisiti sono questi. Sì. Allora ve lo mostro direttamente andando su Pages. Grazie. Sicuramente, andando su Pages sull'App Store, i requisiti sono questi. Proprio vedete, la usi funzionalità scrivi a mano. Ah, non sto condividendo, scusate. Niente. Giustamente. Allora, ecco qui, io ho cercato l'applicazione sull'App Store in modo più Sì. veloce. Quando cercate Page sull'App Store, in realtà vedete proprio la novità usa e scrivi a mano, è una proprietà inserita un mese fa con la versione 11.0 dell'applicazione. Quindi l'applicazione 11.0 dell'applicazione inoltre richiede l'ultima versione del sistema operativo, iPadOS 14.14. Quindi questo che vuol dire? Se abbiamo un iPad che come aggiornamento si ferma alla versione 13, faccio un esempio. Non possiamo aggiornare nemmeno l'ultima versione di Pages che contiene questa funzionalità. Se invece abbiamo un iPad aggiornabile, prima cosa aggiorniamo il sistema operativo alla l'ultima versione disponibile, poi andiamo sull'App Store, cerchiamo Pages e verifichiamo che l'app non vada o meno aggiornata. Ok, Se sì. volete verificare, l'aggiornamento disponibile, la versione dell'app disponibile sul vostro iPad, si va sempre in impostazioni. Cercate l'applicazione la potete anche cercare scorrendo sulla sinistra, oppure per fare ancora più veloci la ricercate in alto a sinistra. Quindi Pages, eccola qui, la seleziono e verifico la versione. Ecco, io per esempio la 11.0, l'ultima possibile. Quindi i requisiti sono due. Per poter utilizzare quella funzione, scrivi a mano in Pages, bisogna aver prima aggiornato l'iPad ad iPadOS 14 e poi installata l'ultima versione 11.0. Se manca iPadOS 14, Non non, si può. perché magari c'è un iPad un po' più meno recente, non si può, purtroppo non si può. È proprio una delle ultimissime novità da questo punto di vista. Questa è la cosa che devo verificare e l'ho verificata, Grazie. diciamo. L'ho verificata, sì, grazie a voi. Un'altra cosa che volevo dire, che avevamo lasciato in sospeso, o meglio, qualcuno di voi, un prof, mi fece la domanda. Io, se ritorno sul romanzo BMED, che è il modello che avevamo creato insieme, mi venne chiesto anche come fare per determinare una nuova pagina o fare chiaramente inserire eventualmente un'interruzione. Allora, le interruzioni sono disponibili immediatamente sulla tastiera. Se non compaiono sulla tastiera, dove reperisco le interruzioni? Se attivo, faccio un tap sulla pagina, si apre la tastiera e trovo questa P greco qui, questa funzione a forma di P, qui la possibilità di poter, scusate, inserire un'interruzione di pagina e quindi decretare l'ingresso su una nuova pagina, addirittura su una sezione, su una riga e così via. Se questi elementi non sono visibili, bisogna attivare una impostazione sulla tastiera, quindi sempre lo stesso passaggio. Vado su impostazioni, cerco tastiera, quindi proprio vado su tastiera e devo attivare la funzione abbreviazioni. Questa funzione qui, abbreviazioni, una volta attiva, rende fruibile sulla tastiera nella parte superiore della tastiera, un insieme di comandi rapidi, tra cui suggerimenti predittivi, perché ho attivato i primi, ma anche la possibilità di poter lavorare sulle interruzioni, scegliere direttamente le caratteristiche del fondo direttamente da questa barra. Quindi bisogna attivare prima le abbreviazioni. Quindi questa era un'altra cosa che diciamo era rimasta un po' in sospeso nella volta precedente come informazione, insomma. Io interrompo la condivisione se ci fossero anche altre domande o anche curiosità, insomma. Una cosa che probabilmente è scontata rispetto al programma di oggi, invece, quello che abbiamo Sì. provato oggi,
Ecco, al di là delle forme ovviamente precostituite, se noi avessimo ad esempio dei personaggi disegnati dai bambini per creare uno storytelling, possiamo inserire e animare anche quelli, Perfetto. giusto? Sì, perfetto. Magari la Ok. volta prossima, ci vediamo. Se Giovanni è d'accordo, potremmo dedicare ancora un quarto d'ora o diciamo a Keynote, perché abbiamo una possibilità sì, molto più ampia, chiaramente. Quindi sì, si possono inserire disegni, si possa addirittura fare disegni direttamente in Keynote. Oppure, se già sono fatti, si importano come immagine e si vanno chiaramente lì, in quel caso, da animare con degli effetti. Questo sì, Sì, anche questo, giustissimo. va No, bene, non banale grazie. assolutamente come domanda. Grazie a lei. Grazie. Quindi anche con le scritte. Sì. Cioè, io faccio entrare una scritta in animazione normalmente usando quella, poi la posso modificare con quella fare lì. Le faccio Sì, fare il percorso, eccetera. hai percorsi, hai percorso anche, sì, perché è un oggetto, la casella di testa è un oggetto, e quindi voi sull'oggetto potete definire, chiaramente forse non tutte le animazioni saranno disponibili, perché dipende anche dalla categoria di oggetto, ma il tracciamento percorso, scusate, sì, il tracciamento linea no, perché il testo chiaramente non è una forma che può essere svuotata, però il tracciamento percorso sì. Sì, Sì, ok, grazie, assolutamente. grazie Grazie mille. Ciao Domenico, scusami, un'informazione. a lei. Sì, Io, ciao. com'era? Ciao. Allora, Ciao, ciao. facciamo finta che io ho un'immagine Sì. che inserisco all'interno di una slide. Mettiamo caso io voglio Sì. ritagliare un po' come abbiamo fatto per il traccia linea. Voglio ritagliare un Sì. pezzo di quell'immagine e utilizzare solo quello, quindi lavorare sull'immagine però Ok. selezionandone parti. È questa l'applicazione che Se io devo usare? vuoi ritagliare l'immagine, nel senso che vuoi fare che tipo di modifica sull'immagine? Vuoi che quell'immagine modifica rimanga in Keynote, o vuoi proprio esportarla come nuova immagine ottenuta, insomma? Diciamo, se tutte e due le Entrambe le opzioni cose. fossero possibili, Esatto. sarebbe Sì, 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 preferibile. sì, sì. Però facciamo finta che è un Allora, disegno dove ci esatto. sono tipo delle api e dei fiori. Ok, voglio prendere solo l'ape Sì. o Ok. solo il fiore. Lo posso Ok, ritagliare sì. e Puoi utilizzare applicare una solo quel maschera? pezzo? Sì, puoi applicare una maschera. Mi metto su una slide qui e vado a prendermi, per esempio, un'immagine, va? Va bene? Posso fare questo? Scelgo, per esempio, che ne so, una foto. Ecco qui, per esempio, questa potrebbe fare al nostro caso, giusto? Voglio Perfetto, solo il perfetto, primo perfetto. personaggio. Ok, quindi che faccio? Chiaramente magari qui non è adeguato lo sfondo, dovrei portare tutto lo stesso sfondo, ma lo faccio modificando lo sfondo in bianco. Che faccio? Seleziono l'oggetto, vado su immagine, scelgo modifica maschera, perché voglio in realtà mascherare parte dell'immagine, no? Quindi faccio modifica maschera, prendo, se voglio conservare soltanto il maschietto, Ok. prendo qui l'oggetto, mi sposto. Quindi applico la maschera e E faccio un tap copio. su fine. Ah, ok. Ok? E ho filtrato la mia immagine. Quindi, se voglio lasciarla all'interno di Keynote, ho già fatto. Se voglio esportare questa immagine, magari supponiamo che sia su uno sfondo bianco, e quindi che sia tutto uniforme, ancora qui seleziono i tre pulsanti, faccio esporta e scelgo di esportare come immagine. Ok, Ok, qui posso scegliere i formati di chiarissimo. riferimento, l'intervallo. Se voglio secondo la Ok. seconda, vado su secondo secondo e faccio esporto. Ok, Salvo l'immagine perfetto. e ottengo questo. Come immagine? Ok, Sì, chiaro, perfetto. chiaro, ok. Naturalmente questo, allora se io per esempio avessi la pencil, no? Sì. Potrei entrare ancora più nello specifico e magari immaginare di Sì. ritagliarla. Ritagliarla con la pencil, Non lo so, è una cosa che sto l'immagine, no, pensando. è giusto. Questa cosa la verifico un attimo con calma e ti rispondo al prossimo appuntamento. Ok, perché stavo immaginando Ok? magari di Sì. tracciarne i contorni, no? Senza Sì. dover prendere lo sfondo. Sì. Questo poi.
quando vedrai il lavoro finito della staffetta, ti renderai conto perché ti sto facendo queste Sì, domande. Sara già no, è sorride. giustissimo. Giustissimo. Verifico con calma su Keynote se è possibile ritagliare con la pencil, scegliendo quindi una forma del ritaglio che può essere più Ok, o se magari è personalizzata. Sì, necessaria questa un'altra cosa è la. applicazione che mi fa fare questa operazione. Sì. Ok, grazie, Chiaramente un'altra grazie applicazione la Domenico. possiamo fare. Verifico su Keynote se è possibile farla. Grazie a te. Grazie. Se non per la condizione così, ok. Allora, se non ci sono altre domande, io non so, Domenico, intanto già grazie per esserti soffermato anche su altri punti che poi sono Sì, prevalentemente grazie a delle voi. curiosità applicative, del nostro Certo. lavoro, quindi già grazie. E non so se hai altro da aggiungere o magari se ci sono delle anticipazioni che ci vuoi dare rispetto all'incontro della prossima settimana, così noi magari ci prepariamo, ci scarichiamo, Sì, l'applicazione e... È il va 7 benissimo, maggio, mi sì, diceva Giovanni, scusatemi. è 7 maggio, sì, non è così ravvicinato come questa Ok, volta, allora, sì, sì, 7 infatti, maggio, evidentemente no, sì. sì, allora, prossima volta io, se voi siete d'accordo, vi proporrei innanzitutto un'altra animazione interessante molto in Keynote, che è lo spostamento magico, che è una funzionalità proprio caratteristica di Keynote, e poi passeremo a Clips e iMovie. Clips e iMovie sono due applicazioni per il montaggio video, quindi sicuramente potreste prepararvi, sicuramente rendendo già scaricando queste app e volendo anche anticipandovi con il badge, perché c'è il badge su T Apple Teacher con iMovie. Io adesso faccio la parte di Giovanni. Quindi, volendo sì, se avete Sì, ne tempo, approfitto anche per chiaramente. anticipare una cosa. Noi Sì. stiamo provando a capire se c'è la possibilità di inserire un ulteriore appuntamento, magari in coda, Sì. per la presentazione di Assurdo, cosa ne GarageBand. sapevo. Mi Sì. dicevano che forse, non so se appunto era della stessa domenico o qualche altro, Sì. però diciamo, immaginavamo di inserire un'ulteriore lezione, un ulteriore incontro per GarageBand, magari in coda. Magari. Sì. Perfetto. Così Facciamo questo. completate tutto lo... Sì. Sì, così facciamo il pacchetto completo, diciamo. Va bene, non so, Va bene. c'era altro? Ci vediamo il 7, sempre alle 16:30. Io manderò a tutti la solita mail con il link per accedere, la registrazione di questo incontro e ci aggiorniamo. Perfetto, Va grazie, bene, grazie grazie mille. allora, grazie a Se tutti, grazie Domenico. qualcuno vuole Ciao Domenico, condividere grazie. le presentazioni che farete in questa settimana. Esatto, grazie, grazie a Grazie. voi. Grazie. Ciao, arrivederci. Ciao, Ciao, arrivederci. ciao, Gio, grazie. ci Sì. fermiamo 10 secondi? Sì. Oh, sta volando Ok. via. Giovanni, mi puoi escludere tu perché ho paura che se faccio end event, se esco io con end event. Sì, no, infatti, ma perché sei tu l'host, mi dovresti passare il. Allora, sì. Sì, change role host. Ok, dovresti essere tu Ok, perfetto, mo devo adesso. andarmene via No, pure. non ancora, aspetta. Aspetta, ecco qui, adesso sì, puoi Ok, uscire tranquillamente. meglio. Ok, grazie, arrivederci a voi, Grazie, arrivederci. ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao, ciao. Ok, allora. Ciao ragazzi. Allora, dunque, intanto volevo Sì. dirti che non ho ancora avuto il tempo fisico di controllare le major e le minor, ma la Liguria è passata in tutte le sezioni, eh? Junior, senior, Fantastico. cioè, scusa, scusa. Ecco, nel mio istituto siamo passati in svariati. Volevo capire due cose. Dunque, sta Sì. succedendo il nome di Dio su chi va a vedere sto cazzo di spettacolo di Pulcinella. Io vi odio. Non posso mettermi a discutere su Pulcinella. Il giorno è comunque il 18? No, 19. Ok, ho già 19 sbagliato. maggio. Il 19 maggio. Vengono comunque di Che mattina. mercoledì? Sì, no, sicuro, 100% di me. Allora, poi ho altre due domande. Allora, Domande banali scusami, del per tipo. capirci, quindi loro. Vabbè, poi dopo questa cosa la definiamo un attimo, nel senso che.
non facciamo solo la consegna dei libri, facciamo tutto lo spettacolino di cui, cioè tutta la cosa di Edoardo, giusto? Con una delegazione. Tieni conto che noi avremo l'equivalente di una classe, eh? Sì, perché va bene, va bene, però comunque facciamo il lavoro completo, diciamo. Ok, perfetto. Che sarà un'oretta. Come ti serve? Non ci serve niente, in realtà ci serve soltanto la possibilità di attaccare una presa della corrente. Perché io non vi posso dare, noi abbiamo una cassa che funziona a pile con il microfono? Se, allora, perché noi la stiamo comprando anche noi, se non la portiamo noi, ce la presti tu. No, io ce l'ho, però, perché lì può anche darsi che riesco, però devo chiedere a quello del bar, sono un po' casino. No, certo. Vabbè, poi mi dici preciso qual è il plesso, giusto? Venite nella piazza del Carmine, ti ricordi dove c'è il mercato? Sì. State a metà tra un plesso e l'altro e i librettini li consegnate dentro l'abbazia di San Bernardino, perché lì è l'unico posto in cui possono mettere i bambini sparsi per terra. Ok. Ci sono più larghi. Bene. Sì. E questo era uno, e questo l'abbiamo risolto. Allora, loro vengono, ma vengono il 18, vengono il 19, vengono il 19. Allora, loro arrivano il 18 molto tardi, arrivano il 18 tardi, sostanzialmente, in tardo pomeriggio. Hanno bisogno di trovare un posto dove dormire? Sicuramente sì. Questa cosa io non mi sono ancora attivato perché sto aspettando conferme, quindi per fissare per bene le date, ma pare che quelle siano le date. Sicuramente un posto dove dormire, sono in tre. Sono in tre e restano praticamente solo, non mi par dire cose sbagliate, sì, restano praticamente solo la notte del 18, perché il 19 poi fanno attività, il pomeriggio partono e vanno a Torino. Molto bene. E da Sara quando vanno? Da Sara c'è stato un problema, non vanno, vanno solo a consegnare i libricini. Oh, che mi aveva fatto tutta la manfrina, che la colpa era la mia. Allora. No, eravamo pronti, ma è arrivata oggi, lei ci ha chiamato, ci ha detto che quel giorno non è possibile, e quindi io che ti ho detto? No, il 19, ti ho detto il 19, sì, il 19. Sì, okay. Sì, il 19. Allora, che non il giorno è forse, della settimana? È mercoledì. E a che ora arrivate? Giorno libero. Non ho giorno libero. Loro sono, al nord noi siamo organizzati così, che non andiamo sabato e nessuno giorno libero. Okay. Sabato, ah, guarda, vero, io all'inizio sabato, no, lavoravo, no, no. Sabato mi sta sui coglioni, detto sì, allora è un mercoledì mattina. No, a che ora arriviamo? Lo possiamo concordare? Le 10? 10:30? No, a me mi piacerebbe le 9. Va bene, le 9. Però aspetta, chiedo, perché qua dobbiamo capire. No, perché loro dormono, cioè appunto sono già a Genova, quindi non è che devono fare allora, gli spostamenti. Domanda numero 2. Dunque. Adesso devo verificare una cosa. Come sempre è possibile, io potrei avere posto a casa da mia mamma, tu sai che io ho questo luogo dove mia mamma, sì, chi sono? Davide, Edoardo e Franco Giuliano, non so se lo conosci, è un, no. Però adattabile, diciamo, non è, non allora il discorso è questo. Dunque, io sono molto onesta e volevo valutare, sì, questa cosa con te, nel senso che verifico se questa cosa è possibile. In casa da mia, sì, mamma c'è un'inquilina. Loro possono avere tranquillamente tre camere loro e ci sono due bagni. Possono usare un bagno, ma si usano un bagno tutti e tre. Altrimenti posso attivarmi per trovarvi tre singole dove vi pare. No, non credo che sia un problema. Non ti... se non, cioè, problema allora, per... la mia... No, io lo dico alla ragazza, non è un problema. Prima devo verificare una roba, okay, perché sto sbattendo, certo, fuori un ragazzo che non si è comportato come doveva, e quindi prima lo, sì, sbatto fuori, e quando l'ho sbattuto fuori, sono certa che l'ho sbattuto fuori, tenendo conto che io ovviamente le faccio, le pulisco, le sistemo e quant'altro, nonché l'uso di cucina, nonché il... cioè, come dire, non è che faccio una roba... No, certo. Però certo, non sono una ditta che fa la sanificazione da Covid, no, però allora non posso... solo. Ecco, quindi io loro potrei dare tre singole. E voi avete il furgone? Sì, quello. Perché... sicuramente. Allora, il motivo potrebbe essere questo: se io riesco, sì, però non sono sicura, io ho un posto, te l'avrà detto Andrea, che è un posto, sì, ho il mio parcheggio, che nel caso vi potrei cedere, non so se il furgone dentro ci sta. Dobbiamo verificare. Ok, vediamo al massimo se sì, per non crearti. Vediamo. Allora, perché lì sta al chiuso e starebbe in un garage.
Certo. Sicuramente è meglio che in mezzo alla strada, però No, assolutamente. Al massimo, dicevo, possiamo trovare, se ci dà una mano almeno in alternativa, a trovare un posto. ma trovare un parcheggio è un gran casino. Per quello io facevo questa proposta, Ok. perché No, ma casa, certo che cioè, sì, figurati, anzi, grazie. quello potrebbero essere i pezzi. Io ci provo, però ve lo so dire tra una settimana. Abbiamo risolto il Ok. problema del 19 di maggio. Poi, Volevo sapere. invece, il Alle 27 di maggio. Sì, Sì. Andrea, che giorno è? Mercoledì sempre. Sì, praticamente la settimana successiva, il mercoledì successivo, Andrea è lì. E Andrea vabbè, deve andare da magari. suo fidanzato, sai, è una Chi è il storia fidanzato? passionale. No, il 28 Alessandro. va dal fidanzato. No, va il 28. Il Ah, 28 ecco. va a Savona, il 27 a Genova per. Vorrebbe incontrare, cioè credo che incontri, vabbè, te, Sara, vorrebbe incontrare l'Antoniazzi, adesso glielo dico così lei magari riesce ad esserci. Non so, se tu pensavi di fare qualche altra cosa, più il pomeriggio che la mattina, perché forse la mattina è incasinato. Ma la mattina cosa deve fare? E la mattina, non so, forse, non lo so ancora, però questa è la cosa che mi ha detto. Quindi Non sa magari, perché forse è un po' sa, impegnato. si vedrà con la Forlì. Non lo so. Lui mi ha detto meglio il pomeriggio, Ma quindi te dà free da me non appuntamento. so che cosa vuole fare. Non lo Cioè, so, boh. no. Allora, lui già sale per andare a Savona, quindi giustamente dedica, cioè ci sta un giorno anche lì a Genova, quindi che ne so, vi prendete un caffè se non c'è niente da organizzare. Su quello un Non fate caffè, mai per carità. chiacchierata. Su Ok, te quello lo volevo un'altra. dire, se ti viene in mente qualcosa, Ma lui arriva la mattina o possiamo. arriva al pomeriggio a Genova? Lui arriva la mattina. Ok. E con cosa arriva e dove va preso? No, non lo sappiamo ancora, non abbiamo fatto ancora niente, né voli né niente. Non abbiamo fatto ancora niente. Io per il momento tengo le date, ho passato le date ad Sì, Annarita, ma quindi perché lei domani lui sera. pensi che tu pensi che lui arrivi la mattina, ma dipende come cazzo gira lì Volotea, non è che può fare quello che No, al massimo vuole. arriva il giorno prima. E appunto. E poi lui invece dove deve andare? Ve ne occupate voi? Devo cercargli Sì, un per luogo? il momento sì. No, aspetta un attimo. Non voglio. Perché veramente mo è notizia fresca, quindi non ti voglio. No, Impegnati, io ci come aggiorniamo. lui gli devi dire che se No, perché lui. lui mi ha detto che già aveva idea di un hotel dove era stato l'altra volta che si era trovato bene, quindi l'idea potrebbe essere ritornare là. Però ce ne ha Annarita sti dati, che mo non c'è. Quindi Ah, gli ho passato le date. ovviamente come io lo offro ai ragazzi, lui c'è già venuto, se a lui gli va bene, io lo piazzo da mamma, sempre se se n'è Per questo andato fammi chiedere ad Annarita domani mattina che hotel è, di che si tratta, e da. poi ti faccio No, ti sapere. dicevo, tu devi chiedere a lui se lui vuole venire da mamma, Sì, lui c'è già venuto, lo sa. certo. Se lui vuole Ho venire capito. da mamma mia, io per me non c'è problema. Va Domanda bene. numero, lui non viene con la macchina, però. No, credo di no. Invece volevo dirti, se hai dato un'occhiata a quegli affari che vi ho mandato sulla primaria. Quelli là dell'acqua. Sì, l'ho visti. Che ti pare? Li stai presentando al. Li stai presentando ai lezioniato? Li presenterò ai docenti? Perché sono tutta una serie di Buoni. attività, le hai Sì, viste? esatto. Infatti sì, mi sembrano ottimi, mi sembrano molto Qualcuna interessanti, molto belli. possiamo poi magari vedere se recuperarla per l'anno prossimo. Sì, assolutamente. Senti un attimo, Ma io ho un problema con l'Antoniazzi. sì. Allora, l'ho chiamata, gli ho detto, mi dici per favore quando è che ti vedi con gli studenti, quella e su e giù. Ho provato a richiamarla 3 o 4 volte, vuoto pneumatico. Che devo fare? Non lo so, io pure non la sento da un po'. Possiamo. Boh, la provo a chiamare? La provo a chiamare io? Prova a chiamarla perché io devo sapere quando vede le studentesse. Ci eravamo dette settimana scorsa. Io devo capire un attimo come butta perché sennò andiamo troppo avanti. Non è che posso ammattire. E Certo. un'altra cosa che abbiamo in sospeso invece è questa, scusami. Abbiamo Sì. detto che probabilmente il 25 di maggio facciamo fare l'annuncio a un pezzetto della giuria, uno annuncia le No, allora io mini. ti volevo dire una cosa, ti volevo anticipare una cosa. L'idea era di anticipare un po' l'incontro con la giuria tecnica al 21 di maggio per avere il tempo di fare il 31 di maggio,
il 31 di maggio la cerimonia, il webinar. La cerimonia. La proclamazione. Ma proclamazione o cerimonia? La cerimonia. Quindi la proclamazione la facciamo il 21? La facciamo il 21, sì. Pensavamo veramente, se fanno l'incontro una mattina, di fare una diretta Facebook in cui annunciavamo i vincitori. Esatto. In questa okay. diretta Facebook, però, falla magari fare da un pezzo della giuria di Celemino, un pezzo della giuria di Celemedie. Sì, va bene. Infatti, sì, l'idea era far partecipare loro. Invece la cerimonia che cosa vuoi fare? Non lo so ancora, quindi segnatela e così ci sentiamo. Ma mattina sicuramente la questione del... No, la mattina. No. Che palle voi è la mattina? Ma perché gli altri stanno in classe, anche loro, diciamo, oltre te. Che giorno è il 31? Lunedì. No? Non va bene? Io lunedì faccio 6 ore filate. Dai, un'ora di permesso. E dipende, ultimamente stanno mancando 8 persone al giorno, diventa un problema, però non lo so, vedo, cerco di capire, ti chiedo okay. perché cerco di capire e volevo sì, capire anche un attimo, vabbè, queste erano le robe, sei contento di quelli che sono passati? Sì, sì mi sembrano, le io non le sento, c'è Manuela. Scusami solo un attimo. Eccomi. In realtà di questa cosa il 31 è nata stamattina così, parlando con Andrea. Quindi diamoci un paio di giorni e la cominciamo a programmare. Allora, volevo capire invece, voi per le menzioni speciali procedete da qui al 31? Sì, perché? Sì allora. Certo. No, ma anche più velocemente del 31. Sì, no, dicevo anche i risultati mi sono piaciuti perché sto attaccando il caricabatteria. Allora, le junior designer secondo me, anche se sono due... sono uscite, però le migliori sostanzialmente. Pensa ai senior, sono una è la staffetta alberghiera e l'altra è la staffetta una staffetta fotografica. Bello! Quindi mi sembra un buon riscontro. E senti un attimo, io sì. ho bisogno di sapere di cosa parlano le varie staffette. Allora, ho recuperato. Che di faccio? Cosa ti giro... Tanto mi giri il tutto, poi il ho PDF. Chiesto alla mano di mandarmi un po' di audio. Ho recuperato come funziona la media, che cosa racconta la media 18, la media 16 e riesco a recuperare la media 9. Ho chiesto a mano di mandarmi di cosa parlano le due minore, in modo che incomincio a lavorarci, così prendo il badge prima di tutti voi. Bravo. Capire sta roba qui. E volevo sapere invece una cosa che riguarda il libro degli incipit che non avete usato. Allora, tu ti devi chiamare l'Antoniazzi, se ci riesci tu, e farmi sapere quando cazzo fa questo incontro con le studentesse. Sì, poi, sì. Questa cosa qua degli incipit che non sono stati usati, io avrei un'idea che potremmo cominciare adesso che dovete fare questa pubblicazione, e poi possiamo usarli per l'anno prossimo, perché tra le attività secondo me si potrebbe proporre uno short stories che poi venga votato da chi le legge e poi possiamo anche al limite su questo, come avete fatto quest'anno con Tabuco che faceva poi le storie, sì. Le migliori possiamo poi decidere al limite di sceneggiarle, ma volevo capire di quanti incipit parliamo. Un numero grosso, un bel numero. Quante sono? No, non lo so, me lo devo andare a vedere, me lo devo andare a guardare. 30, 20, 50? No. Sì, secondo me una trentina, 30, 50, una cinquantina forse. Ma tutte le vuoi pubblicare? Perché mi diceva no, Andrea... No. Allora, Andrea mi diceva che le voleva destrutturare, ristrutturare. Io quando parla così mi viene un po' un attimo di sbandamento. No, allora, in realtà la mia idea... era fare, che vabbè, però naturalmente la mia idea di partenza, non è che ci avevo pensato molto,
di pubblicare questi incipit e di affiancare ad ogni incipit un esercizio di scrittura. Dai più semplici che era in continua la storia, scrivendo una sorta di quaderno di lavoro. Però Allora, una cosa diversa. io devo vederle perché io sto facendo Sì. delle robe e ti posso anche dire che, per esempio, per le medie si usa il testo narrativo, deve essere contestualizzato, si possono usare delle immagini, delle Certo. robe e delle robe varie. Quindi, se io capisco di che cosa parliamo, Allora. pensiamo prima di poter di pubblicarlo, magari, di pubblicarlo già con un occhio nel quale io che cosa mi immagino? Che una scuola scelga liberamente. Io l'avevo fatto anni fa in un concorso dei miei 3.000 di scrittura. Tra l'altro, era una roba sul riciclo. Facciamo che io scelgo una storia che ne so, la faccio continuare al singolo, la faccio continuare al gruppo, utilizzando questa come una palestra, un warm-up prima di scrivere il capitolo, per intenderci. Ok? E poi dopo, questa roba qui tu la pubblichi in una sezione di questa sorta di blog come una short story. E dai la possibilità a qualcun altro di votarla andandola a leggere. Ci possiamo anche mettere su, che ne so, un'alternanza scuola-lavoro che poi sceglie quali sono le migliori, o scegliamo chi le sceglie quali sono le migliori. Ogni mese ne votiamo una, perché lì, per esempio, ogni mese ne usciva una e quella riceveva subito un piccolo premio. E poi c'era, come dire, una roba delle più belle che potevano venire lavorate. Però devo capire. Se sono tutte delle minor, delle Per il giro? major, No, certo. no, no, sono misti, sono misti. E se è necessario pubblicarle tutte o comunque con quale criterio? Perché un criterio può essere quello che usi tu, oppure un criterio può essere quello di usare delle griglie. Per esempio, ti avranno dato le indicazioni gli autori, no? Su queste che non hai scelto. L'ultima cosa non l'ho capita. Ti avranno dato delle indicazioni gli autori su quello che tu non hai Sì, sì, scelto. sì. Quindi magari Sì. già ci puoi mettere quelle. Puoi alcune accompagnarle con delle immagini, cioè bisogna vederle un attimo. Se le vedo, magari mi viene un'idea un pochino più precisa, in modo che questa non sia una pubblicazione vera, sia un PDF da cui io posso attingere abbastanza liberamente, senza rompere i coglioni più di tanto alla gente, potrebbe essere una delle attività dell'anno. Ok, sì, allora te li mando però. Te li mando così ce li guardiamo un attimo. Che Ok, e dici? questo abbiamo risolto. Sei contento del gruppo dei tutor? Sì, l'ho visto, me lo sono guardato. Sì, sono La contento. prossima volta. Dobbiamo. Tu hai detto che ci hai già parlato, Sì, ci siamo già visti. La prossima volta ora li riscrivo un attimo rispetto a cosa devono fare. E la prossima volta riparliamo magari un attimo del premio. Poi parliamo di queste delle attività e di quant'altro e vediamo. va Va. bene. Io intanto ti mando questi PDF e questi incipit per avere un'idea. Ma quando arrivate, si può stampare, cioè sono stampati i libretti, vero? Il 19? Sì, certo. Il 19 loro nel furgone arrivano con gli scatoli dei libretti. Con gli scatoli, sì. Ecco. Va bene. Ok, va bene, Guarda, non mi mi devo sembra fare che altre ci due o sia. tre chiamate. Mi sembra che Dei non ci sia tempi. altro. Fammi sapere Va bene. dell'Antoniazzi, eh? E poi dopo Sì. ragioniamo sul 31 appena abbiamo qualche idea un po' più certa. Perfetto. Grazie, ciao Gio! Ciao, 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 ciao.